trasportare oggi, in collaborazione con Iveco, il tuo partner per un trasporto sostenibile. Amici in camion e fuori dal camion, un caro saluto da Luca Barassi e da Ferruccio Venturoni, dai microfoni di Trasportare Oggi. Allora, sono passate ben 2 settimane dalla chiusura di Ecomondo e anche se non è proprio in tempo reale, vi diamo un quadro di quanto abbiamo visto. Vabbè Luca, siamo dovuti tornare in redazione e riordinare le idee. Comunque, Ecomondo resta una vetrina impareggiabile per il mondo del green e della mobilità sostenibile, anche se in Italia la green economy sembra arrancare. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni, i consumi di energia sono tornati a crescere, l'aumento delle rinnovabili si è quasi fermato e le emissioni aumentano. È purtroppo questo il verdetto uscito dagli stati generali della Green Economy. Beh, meno male allora che ci sono iniziative come la Kermesse Riminese, che comprende tanti settori, come la Key Energy e Salve. Sì, salve Luca, come va? Dai Ferruccio, sì, serio. Salve è il salone biennale del veicolo per l'ecologia, organizzato in partnership con AFIA, che poi è la parte che ci interessa di più, con particolare riguardo alle case costruttrici. E qualche defezione quest'anno c'è stata. Sì, ma i big ci sono sempre. Iveco, innanzitutto, presenza storica del salone, quest'anno si è presentata non solo con il nuovissimo S-Way, ovviamente a metano, ma ha realizzato il primo stand italiano completamente diesel free. Come aveva fatto tra l'altro gli Adian 9. Altro protagonista Scania, che ha incentrato la sua presenza su continui incontri e convegni, tra cui uno sui cambiamenti climatici e uno sul biometano. Anche Volvo è un abitué di Rimini e sullo stand condiviso come sempre con i cugini del Movimento Terra non poteva mancare un fiammante FH-LNG ovviamente. Ok, e dopo l'ospite di oggi vi diremo chi ha vinto il Sustainable Truck of the Year 2019. Guida l'evoluzione con Volkswagen Transporter 6.1 e i nuovi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, come il Crosswind Assist. Scoprilo in concessionaria o su volkswagenveicolicommerciali.it. Volkswagen Veicoli Commerciali, l'idea in più per chi lavora. Se nel trasporto pesante il futuro della motorizzazione è ancora piuttosto dibattuto, appare ormai chiaro che nei veicoli commerciali leggeri il futuro si chiama elettrico, che sembra davvero la soluzione, soprattutto nei centri urbani, visto che secondo le ultime stime sulle emissioni dei veicoli stradali, il 50% dei consumi energetici del settore merci deriva dalla logistica urbana, anche a causa dello sviluppo esponenziale dell'e-commerce. Dunque tutto risolto? Mica tanto, perché quando parliamo di mobilità elettrica va considerata una serie di fattori. Se il problema infrastrutturale infatti sembra risolto, nella pratica le colonnine nelle città lasciano molto a desiderare per la potenza e la velocità di ricarica. Altra considerazione va fatta per lo smaltimento delle batterie, prodotto inquinante per la presenza di elementi acidi e tossici, senza dimenticare il prezzo d'acquisto, ancora più alto dei modelli a motore endotermico. Però, nonostante tutto, i motori elettrici hanno dalla loro il grandissimo pregio di ridurre drasticamente l'impatto derivante dai carburanti fossili. Allora la domanda da farsi è: siamo pronti per una vera rivoluzione della mobilità commerciale in elettrico? Questa è una delle domande che poniamo ad Andrea Verdolotti, responsabile marketing di Mercedes-Benz Vans Italia. Buonasera Andrea, la mobilità commerciale elettrica è ancora il futuro o è già il presente? Inizia sempre più ad essere una componente del presente, questo anche grazie a delle soluzioni di veicoli elettrici che pian piano comunque si stanno introducendo sul mercato. Ovviamente tutto è dovuto alle smart cities, che sono il driver che ci porta a introdurre l'elettrico come un elemento discriminante, ma in generale, come dire, le città che hanno bisogno di ridurre i livelli di inquinamento e quindi il trasporto e la gestione dell'ultimo miglio tramite vans elettrici ovviamente rappresenta una risposta più concreta per cercare di risolvere il problema. Un veicolo elettrico ha un prezzo d'acquisto maggiore rispetto all'equivalente modello endotermico. Quanto incide questo fattore nello sviluppo commerciale dell'elettrico? Ma allora, il prezzo ovviamente potrebbe rappresentare al momento un ostacolo, però questo maggior prezzo che oggi si va a pagare per un veicolo elettrico beneficia del fatto che il costo di gestione comunque di un veicolo alimentato elettricamente di fatto è minore rispetto a quello che è il costo di un veicolo endotermico, e quindi questo riesce a rendere più competitivi ovviamente questi veicoli. Al di là di tutto però bisogna dire che è fondamentale il fatto che ci sia un programma di incentivi che a livello nazionale e in maniera integrata è scattare delle promozioni vere e proprie di mobilità elettrica, ma promozioni che non siano limitate solo ed esclusivamente, come dire, alla parte legata al mondo vetture e quindi a tutto ciò che in gergo viene detto M1, ma che si espanda anche sui veicoli commerciali, ossia su tutto ciò che poi al giorno d'oggi ci consente di gestire l'ultimo miglio
nella maniera, come dire, più efficiente grazie appunto ai veicoli elettrici. Però la politica, come dire, a livello nazionale è di sicuro un punto sul quale attendiamo delle risposte. Da qualche mese Mercedes ha messo in vendita il Vito elettrico. Quali sono le strategie di vendita? Ma il Vito elettrico l'abbiamo introdotto da qualche settimana ed effettivamente rappresenta la risposta di Mercedes-Benz nel mondo dei veicoli commerciali e per il trasporto cose, che ci consente di trasportare o consente al cliente di trasportare in maniera pulita le proprie merci. Assieme al Vito furgone stiamo introducendo anche il Vito trasporto persone, e poi il 2020 sarà l'anno di completamento dell'offerta dei veicoli elettrici sul mercato targati Mercedes-Benz, quindi con lo Sprinter e poi con il Vito Tourer nella versione con oltre 400 km di autonomia. E ovviamente ciò che è importante è comunicare i veicoli al giusto target di clientela, in grado di poter usufruire in maniera corretta di quelle che sono poi le autonomie di questi mezzi, che come dicevo per il Vito si aggirano intorno ai 150 km. Ciò che stiamo cercando di fare è di promuovere comunque una presenza su tutto il territorio del Vito e dei veicoli Mercedes, per cercare di essere vicino alle esigenze dei nostri clienti. Allora, come promesso, concludiamo con i vincitori del Sustainable Truck of the Year, premio organizzato dagli amici di Vario Torno. The winner is... Per i veicoli commerciali leggeri il premio è andato al Volkswagen e-Crafter, per quelli da distribuzione allo Scania Hybrid L320 e per i truck al nuovo Mercedes-Benz Actros. Prima di chiudere ricordiamo che è in corso a Lione il Solutrans, del quale parleremo nelle prossime puntate. Per il momento grazie ad Andrea Verdolotti e a giovedì prossimo. Ciao! Si ringrazia Iveco e Volkswagen.